Mi vergogno, ce la faccio. Ciao, sono Jack Nobile e oggi parleremo delle mie prime volte. Il tuo primo nickname? Eastpak 711. Era un personaggio di Metin 2. Cioè, il mio personaggio di Metin 2 era Eastpak 711. La tua prima email? j.moonwalker@yahoo.it. Perché mi piaceva Michael Jackson. Primo video su YouTube. Quello che è online adesso è di me che trasformo delle carte in banconote, cioè della carta in banconote, ma in realtà ne avevo pubblicati altri prima che poi ho eliminato e non so più dove sono, cioè li ho eliminati proprio disintegrati perché erano terribili. La carta buona si riconosce perché adesso abbiamo 5 pezzi da 10 dollari. Ovviamente sono fatti di carta buona, perché la carta buona si riconosce dallo spessore, la carta buona si riconosce dal colore e adesso abbiamo 5 pezzi di carta. Grazie. Il primo iscritto al tuo canale? Mia mamma, forse mia sorella, forse io con un account fake. Il primo canale a cui ti sei iscritto? La scimmia yoga, è un'istruttrice di yoga. Il primo video che hai visto su YouTube? Forse il video di Will Wush, era 2011 tipo. Diventerò creature stupende. La prima volta sul web? Una volta c'erano tipo i cavi, no, che attaccavi alla presa del telefono. E si andava con quelli e scaricavo i temi per il Nokia. La prima volta su internet è stata quella. Prima volta in tendenze? Sono stato anche primo in tendenza, con un video del fidget spinner. Spiegavo come fare dei trick col fidget spinner, sai, tipo passare da una mano all'altra, dietro la schiena, sotto le gambe, quelle cose lì. Oggi vi farò vedere alcuni trick molto semplici, infatti le reazioni saranno wow quando farete sta cosa. Dove faccio magia a una serie di persone, di youtuber. Raga, no, no, mi rifiuto di so- mi rifiuto, è impossibile. Magia in mezzo alla strada. E poi qualcos'altro, rompicapi sicuramente. E il primo milione di views? Come risolvere il cubo di Rubik, con metodo a strati per gli interessati. Primo fail da youtuber. Ma sai, io sono fiero abbastanza di tutti i miei video, non mi dispiacciono. Forse qualcuno che ho eliminato, ma nulla di aver detto proprio fail, failato, sbagliato fare video, non penso. Prima volta da famoso. Poi in una gita con la scuola, eravamo a Roma e passa un ragazzo e mi fa: oh mio Dio, facciamoci la foto. Ho detto: ma come? Con me? Ma che cacchio dici? Vabbè, facciamoci questa foto. Quella è la prima volta, ma l'essere famoso è un'altra roba, secondo me. Il tuo primo mazzo di carte. Primo, era una roba plasticosa, bruttissima, della Modiano forse. Tutte carte molto incollate tra di loro, rosse, senza la scatolina, però subito dopo ho comprato le Bicycle Standard, che sono quelle americane belle, che scivolano, bellissime, rosse, indimenticate. Forse ce l'ho ancora. Ho 1500 mazzi più o meno, di chiusi 300, di aperti 1500. Guardate che roba assurda, che figata. La prima volta che hai capito di voler diventare un mago. Ho visto un mago in mezzo alla strada una volta che faceva magia e aveva un sacco di gente attorno a lui e ho detto: voglio vedere che cosa fa. Mi ha messo una pallina in mano, era una pallina di spugna, l'ho aperta, aveva 10 palline, c'erano al posto di una sola e io ero felicissimo e quindi ho detto: bene, voglio ricreare la stessa cosa che lui ha creato a me su altre persone. Il primo rompicapo risolto. Allora, era una molla con un anellino dentro. E dovevi togliere l'anellino dalla molla. L'avevo comprato da un sito di magia tantissimo tempo fa. Ci ho messo un quarto d'ora a risolverlo. Il primo rompicapo che non hai risolto. Allora, il primo rompicapo che non ho risolto si chiama... C'ha un nome specifico, però è anche conosciuto come rompicapo di Excalibur. Cioè, la spada all'interno di un blocco di legno. Tu devi muovere i blocchi di legno in modo tale che la spada esca. Ok? Impossibile. C'è una roba come 68 mosse da fare, non ce l'ho fatta e ho abbandonato. Il primo trucco di magia che hai imparato? Si chiama la carta impossibile in italiano perché era conosciuto da mille accendini, ma in realtà il nome tecnico si chiama Biddle Trick. Un gioco con le carte. Biddle Trick o carta impossibile. Lo spettatore sceglie una carta, che può essere per esempio questa qua. Ok, io non la vedo, si taglia in mezzo, voi ricordatevela là dietro, che io mi baso su di voi, e si mescola. Io non so esattamente dove si possa trovare la carta, però a sensazione qualcuno di voi potrebbe saperlo. Quindi dimmi stop dove vuoi. Qua, guarda che una carta più, una carta meno cambia tutto, Vabbè, dimmi soltanto, anzi non dirmi niente, io credo che sia una di queste quattro. Potrebbe essere o il re di fiori, ma non dirmelo, non dirmi niente. Potrebbe essere il 9 di cuori. Potrebbe essere il 5 di picche o potrebbe essere il 2 di quadri. Era una di queste? Sì. No, veramente? Cacchio, mi è andata bene, mi è andata veramente bene. Quindi tu mi stai dicendo che una di queste quattro, io credo che sia non questa. No.
Ma questa sì. Cartara? La vostra? 5 di picche? 5 di picche? Non c'è? Non c'è? Non c'è? Perché è qui? È tornato nel mazzo, però per renderlo visibile l'ho messo al contrario.